Insomma, comunque. Convegni, momenti di formazione e di riflessione sull'attività giornalistica, ma soprattutto un torneo nazionale di padel a cui hanno partecipato in 100 tra giornalisti ed ex calciatori arrivati da tutta Italia per onorare la memoria del grande telecronista Giampiero Galeazzi, scomparso 5 mesi fa. Per l'organizzazione dell'Unione Stampa Sportiva, in collaborazione con CONI e AECS ed il patrocinio dell'Assessorato regionale del Turismo e del Comune di Cagliari, 3 giornate di gara sui 6 campi del dopolavoro ferroviario, con protagonisti del calibro di Gianfranco Zola, Cristian Brocchi, Pierluigi Casiraghi, Dario Marcolin e Massimo Rastelli. L'hanno spuntato i giornalisti che hanno vinto con Alessandro Carte e Stefano Loffredo il torneo di doppio maschile nella finale che li opponeva a Mario Fronge e Marcello Sanfelice. Nel doppio misto hanno avuto la meglio Cristiana Aine e Claudio Cugusi nel faccia a faccia con Flavia Corda e Federico Meatelli. E poi premi per tutti in chiusura di un lungo percorso che era partito dal Salone d'Onore del CONI per realizzare una manifestazione che Giampiero Galeazzi avrebbe voluto così, nella sua Sardegna, meta annuale delle vacanze, ma anche di ogni momento di tempo libero, come ci ha confessato la figlia Susanna. Perché papà era realmente innamorato della Sardegna, ma anche dei sardi, perché ogni volta non c'era solo ospitalità, ma c'era qualcosa di più che era fratellanza e che è qualcosa che è rimasto a testimoniarlo in questo memorial. Un'ultima riflessione la dedichiamo al consigliere nazionale della stampa sportiva, con delega agli eventi Mario Frongia, ideatore 4 mesi fa del torneo. E la scelta del padel, lo sport più popolare in Italia dopo il calcio, non è stata casuale. Giampiero Galeazzi, appassionato nella maturità del tennis, avrebbe sicuramente virato su questa nuova disciplina sportiva.